Bene, ciao ragazzi, in questo video oggi andremo a continuare la determinazione del mix ottimo produttivo nel breve periodo per una funzione di produzione a disoguanti strettamente convessi. Un'ipotetica domanda potrebbe essere di determinare la quantità ottimale di lavoro, chiaramente nel breve periodo, se l'impresa ha da produrre una quantità pari a 100 e se il capitale nel breve periodo è fisso pari a 20. Chiaramente i prezzi dei fattori sono sempre dati, V10 ed R pari a 2. Quindi con questi dati che cosa ci sta chiedendo l'azienda? Ci sta chiedendo di andare a ricavare la quantità ottimale di lavoro da impiegare affinché si possano produrre un output pari a 100 e sapendo che il capitale è un fattore fisso, quindi è un fattore costante che non può dipendere dall'output ed è pari a 20 e poi...